La guerra in Ucraina è in corso. Ogni giorno si susseguono le notizie, a volte scioccanti, dalla crudeltà e dall'assurdo di quei crimini di guerra che stanno compiendo i soldati russi. I bambini rapiti, i civili torturati, le città rase al suolo e le ondate della sporca propaganda russa che racconta come loro stanno liberando l'Ucraina. Così loro chiamano il tentativo di occupare il paese. Ma per tutti quei crimini che i russi hanno fatto in questi anni dovranno rispondere. Il mondo civile ha regole e leggi e non sono state stabilite per caso. Io sono Katia Nestrenko, iscrivetevi al mio canale YouTube. Sono paesi retti da un sistema autoritario, sì, ma dove esistono logiche che permettono di aprire un dialogo e questo penso non sia possibile con la Russia, che ha violato non solo le leggi del diritto internazionale, ma anche i trattati firmati da se stessa, contraddicendosi, dice Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani. E in questo video parleremo con lui dei diritti umani riguardo alla situazione in Ucraina. Benvenuto Antonio e grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a te. Sai, prima di iniziare la nostra intervista, ho citato le tue parole riguardo il dialogo con la Federazione Russa, quando hai detto che parlare con Putin non è possibile. Ma cosa cerca di fare Putin in questo periodo, adesso? Cioè, cambiare il sistema che già esiste, oppure tornare ai tempi bui, quando comandava solo la forza? Credo che Putin ormai da circa 25 anni abbia fatto molti passi indietro, tornando a una logica di forza all'interno della Federazione Russa e nelle relazioni internazionali. Sta smantellando progressivamente, per quanto gli è possibile, l'intero sistema delle relazioni internazionali, sempre con dei pretesti, ma molto molto deboli, di rispettare la Carta delle Nazioni Unite, ma sono cose che basta una semplice analisi per dimostrare che non sono vere. E nel fatto che accennavo di non potersi fidare di Putin, questo rientra pienamente, cioè una persona che con il suo apparato di potere, di regime, ha violato tutti gli accordi internazionali, non è una persona in cui possiamo credere. Non possiamo pensare che improvvisamente rispetterà degli accordi internazionali in futuro. Ma dimmi una cosa, ma prima di avere questo interesse verso l'Ucraina, quando hai iniziato a pensare che cosa sta succedendo, interessarti, cioè dall'invasione su larga scala dal 2022 oppure prima, dal 2014? Ancora prima, io andrei almeno al 2008 con le invasioni della Georgia, poi con l'occupazione di due delle province della Georgia. E poi c'erano stati continuamente tentativi, in parte riusciti, di infiltrarsi nel sistema di potere in Ucraina, spingendo fino a controllare la presidenza dello Stato, alcune regioni, attraverso un sistema di oligarchi, di corruzione, di pressioni politiche molto forti. Poi nel 2013, quindi nell'autunno 2013, ci fu la pressione fortissima all'epoca la presidenza Yanukovych, che gli era già molto, molto vicina, per forzarlo a non proseguire sulla strada dell'accordo di associazione con l'Unione Europea e fare invece accordi con Mosca. E come sappiamo fu questo che scatenò il cosiddetto fenomeno, il movimento di Euromaidan e tutto quello che è conseguito. Quindi già tutto questo per me sarebbe stato sufficiente a non considerare Putin una personalità affidabile sul piano internazionale. Poi nel febbraio-marzo 2014 si è scatenata la diretta intromissione fino al punto di occupare la Crimea e parti del Donbass, con in più la pretesa che ci fossero dei cosiddetti referendum secondo i quali la popolazione avrebbe deciso, ma
dal punto di vista del diritto internazionale sono stati evidentemente degli imbrogli, non erano referendum accettabili da alcun punto di vista. Sono stati veramente i primi passi per andare avanti, per occupare tutto il paese. Piano piano facciamo un referendum qui, poi un referendum di là, e tutto questo ha portato una bruttissima statistica, perché per esempio la FIDU ha sviluppato una mappa interattiva delle province ucraine in cui sono state rapite le persone dalle quali tuttora non si hanno le notizie. Come è cambiata questa mappa dal 2014 e quali numeri possiamo avere purtroppo adesso a metà di 2024? La mappa non ha fatto altro che peggiorare, nel senso che in ogni zona dell'Ucraina dove arrivano truppe russe ci sono dei rapimenti, se non delle uccisioni, anche degli imprigionamenti assolutamente ingiustificati di civili, ne abbiamo parlato in diversi eventi organizzati dalla Federazione Italiana Diritti Umani. Sui numeri non si possono avere dati esatti, ma secondo dati molto affidabili sono più di 35.000 i cittadini ucraini che risultano sottratti al loro paese, alle loro famiglie e o deportati in Russia o tenuti contro la loro volontà in territori ucraini temporaneamente occupati. Quindi sicuramente più di 35.000 persone. Le spedizioni forzate, questa è la strategia russa oppure possiamo dire una crudeltà degli occupanti oppure non so, un comportamento da animali oppure hanno ottenuto un ordine? Credo che la strategia, a quello che sembra, per me è piuttosto evidente, poi speriamo che un giorno la giustizia internazionale possa riuscire ad esaminare tutte le prove che vengono accumulate in questi anni. Secondo me la strategia c'è sicuramente un coordinamento dall'alto che porta a dire usate questo metodo e quindi tutta la catena di comando è responsabile. A questo si aggiunge certamente il fatto che, spero non tutti, ma molti dei militari delle truppe russe in realtà si comportano anche a livello individuale in modo assolutamente disumano e questo per vari motivi. Per esempio il fatto che siano stati come sappiamo, forzati a combattere, ad andare in prima linea dei criminali con condanne pesantissime per atti di violenza estrema, pluriomicidi, reclutati dal carcere per mandarli al fronte, ci fa pensare che questi cosiddetti soldati in realtà fossero delle persone che hanno indossato un uniforme, ma che non avevano alcuna preparazione militare che possa corrispondere a un'etica delle forze armate come dovrebbe essere. E quindi senz'altro c'è stato, a mio parere, una strategia di fondo che prevede grande violenza, violazioni sistematiche del diritto internazionale umanitario, a cui si aggiungono atti di brutalità compiuti da personale a tutti i livelli fino al più basso, non solo non formato adeguatamente, ma incline alla violenza. È un doppio genocidio, direi, perché quello che ha iniziato Putin fa morire ai cittadini russi della Federazione Russa e ovviamente agli ucraini. Non è così? Si tratta sicuramente di una serie di crimini. Dal punto di vista del diritto internazionale, il genocidio ha una definizione molto precisa che noi ritroviamo anche nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e a mio parere ci sono molti elementi che possono far pensare che si tratti di atti di genocidio commessi dalla Federazione Russa e siccome i crimini nel diritto penale sono responsabilità individuali, direi a partire da Putin,
seguendo appunto la catena di comando. Però per appurare che si sia trattato di un genocidio ci vorrebbe il giudizio di una corte internazionale competente. Come sappiamo, la Corte Penale Internazionale è stata molto cauta rispetto al comportamento dei massimi dirigenti russi. Ha incriminato soltanto due persone, uno dei quali è Putin, ma solo per un crimine, che è quello della deportazione, specificamente della deportazione di minorenni, di bambini. A mio parere, l'incriminazione sarebbe potuta essere molto più estesa, perché ci sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità evidenti, sistematici, condotti almeno dal febbraio del 2022. Ma possibilmente all'AIA, alla Corte Penale Internazionale, hanno pensato che aprire un procedimento contro Putin proprio per il rapimento dei bambini sarebbe il primo passo, perché quello che hanno fatto i russi sarebbe la denazificazione, cioè rubare i piccoli, cambiare la mentalità, cancellare tutto che loro sapevano e ricordavano dell'Ucraina, e già è un passo di denazificazione. Certo, è una cosa gravissima e appunto, a mio parere, questo può anche configurare il crimine di genocidio. Comunque è un elemento che potrebbe portare anche a configurare il crimine di genocidio, perché si tratta per l'appunto di rapire delle persone e quando si tratta di bambini poi indottrinarli, alterare la loro concezione della famiglia, del mondo, della vita fare loro dimenticare possibilmente che sia esistita l'Ucraina, che esistano la lingua, la cultura ucraina, i rapporti con le loro famiglie. Quindi questi sono elementi di estrema gravità. Tu stai facendo la raccolta dei fatti di questi crimini. Cosa ti ha stupito di più? Ormai devo dire, seguendo quello che compie il regime di Putin, non c'è più nulla che mi stupisca, perché quello che compie Putin con tutto il suo regime, non da solo naturalmente, fuori dal territorio della Federazione Russa è estremamente grave. I rapporti internazionali che ha privilegiati sono quelli con altri regimi che violano sistematicamente i diritti umani, pensiamo la Cina di Xi Jinping, la Corea del Nord, l'Iran degli Ayatollah, quindi anche da questo punto di vista Putin si allea con i peggiori regimi del pianeta, perché una cosa è commerciare con un regime, una cosa è trattare come distruggere il sistema delle relazioni internazionali e come ottenere armi di distruzione, è quello che fa Putin all'interno della Federazione Russa. Quando vengono condannati a decine di anni di carcere delle persone che osano dire che si tratta di una guerra ingiusta e non di un'operazione militare speciale contro cosiddetti nazisti, anche questa repressione è spietata. Putin ha progressivamente ridotto vicino allo zero qualsiasi possibilità di esprimersi contro la sua politica. C'è uno pseudo Parlamento che è composto soltanto al 100% da persone che automaticamente votano qualsiasi decisione di Putin. Ci sono delle finte elezioni presidenziali dove non viene ammesso alcun candidato che possa costituire anche il minimo problema nei confronti della rielezione di Putin. Insomma, è un sistema così marcio, non soltanto malato, ma marcio ormai, per cui, come dicevo, non mi sorprende nulla del peggio che è successo e che potrebbe ancora avvenire. Il regime di Putin, cioè la sua metà, cosa vorrebbe ricreare? L'Unione Sovietica, l'impero russo o un altro paese, un altro impero
non so, come lo chiameranno, eppure non posso dire, però che cosa vuole alla fine? Cambiare il mondo o ricreare un impero? Ricreare un impero sicuramente sì, credo. Cambiare il mondo anche, lo ha dichiarato più volte nel senso peggiore, e lì la sua alleanza con Xi Jinping, con gli ayatollah iraniani, con un regime che è nella miseria economica totale come quello cubano, ma che ancora sventola la bandiera del comunismo, con la Corea del Nord. Ecco, queste alleanze gli servono per cercare di cambiare il mondo. Io critico spesso questa teoria del cosiddetto Occidente collettivo contro il Sud globale. È una teoria completamente priva di una base nella realtà, ma che viene rilanciata continuamente da Putin, da Xi Jinping e altri, dove il Sud globale sarebbe difeso da qualcosa che sta molto a nord, come Mosca, e l'Occidente collettivo in realtà comprende qualcosa molto a est, come il Giappone o la Corea del Sud o Taipei. Quindi ci sono delle assurdità geografiche, ma soprattutto la differenza è fra stati con regime autoritario in vari gradi, perché può essere semplicemente autoritario, può essere dittatoriale, duramente dittatoriale, totalitario, sanguinario, da una parte questi regimi, dall'altra gli stati democratici, dove c'è il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, dei diritti politici e civili soprattutto, e dove quindi la popolazione può votare, può parlare, può esprimersi, può cambiare il governo. Ogni 4-5 anni normalmente nei paesi democratici sono elezioni, le cose possono cambiare. Non si sta 25 anni seduti su un trono di potere, non soltanto simbolico. Quindi senz'altro un'idea di cambiare il mondo, un'idea tragica di cambiare il mondo, un'idea di ricostruire una sorta di impero. Rispetto all'Unione Sovietica, credo che l'unica cosa che Putin rimpianga dell'Unione Sovietica sia le dimensioni, no? Perché in realtà io analizzavo l'Unione Sovietica quando esisteva e sono stato in diverse parti dell'allora Unione Sovietica negli anni poi della transizione e dopo. L'Unione Sovietica almeno aveva una formula politica ideologica con una certa dignità. Cioè, ci sono stati i massacri, ci sono stati i genocidi, c'è stato in Ucraina l'Holodomor, ci sono stati milioni di persone nel Gulag, è stata una cosa terribile. Ma almeno non arrivava a dire esattamente il contrario della verità. Aveva un'impostazione ideologica molto forte, molto negativa a mio parere, ma non arrivava al punto di dire il contrario della realtà, tipo per esempio che in Ucraina ci sarebbe un regime nazista, dove casualmente il presidente, è un ebreo, a dire che la guerra che la fa la Russia, come dice anche il patriarca di tutte le Russie, è una guerra santa. Putin, allevato come comunista ateo in Unione Sovietica, adesso sostiene di essere un grande cristiano, e quindi si fa benedire dal patriarca come ai tempi degli zar. Nello stesso tempo, altro paradosso, Putin sostiene di difendere il cristianesimo e i valori cristiani, ma consente che ci sia un regime islamista in Cecenia, e ha mandato avanti per molto tempo le truppe islamiste di Kadyrov. Quindi è una situazione, a mio parere, peggiore di quella dell'Unione Sovietica da questo punto di vista. L'Unione Sovietica era un sistema che non si reggeva economicamente, è crollata negli anni 80 soprattutto perché non riusciva
a stare al passo con i tempi dal punto di vista economico. Ma almeno proprio in quegli anni cercava di fare accordi, a partire dall'atto finale di Helsinki, la conferenza di Helsinki 1973-1975, dove riconosceva teoricamente l'importanza dei diritti umani e dei diritti civili e un po' alla volta, controvoglia, ma era costretta a fare qualche concessione per i diritti umani. In cambio di tecnologia, in cambio di un parziale disarmo occidentale, di avere un maggiore scambio da tutti i punti di vista. Su questo si è innestata la possibilità, un po' alla volta, per le popolazioni dell'allora Unione Sovietica e degli stati baltici, che non sono mai stati Unione Sovietica, ma erano semplicemente occupati militarmente, c'è stata la possibilità di manifestare venendo repressi, alcuni erano arrestati, alcuni condannati al lager, ma si sono avute enormi manifestazioni un po' alla volta. Anche in Ucraina si è avuto il coraggio di manifestare in epoca sovietica fino a che il sistema non è stato in grado di reprimere totalmente le manifestazioni. Oggi nella Russia di Putin è impensabile una manifestazione di migliaia di persone. È possibile una manifestazione di 10 persone, di 50, che verranno arrestate poco dopo. Per questo dico, per certi aspetti è peggio che l'Unione Sovietica. Quello che c'è di meglio, diciamo, è la proprietà privata, ecco, la libertà di proprietà privata. Il problema è che questa proprietà privata comunque è importantissima, però è soprattutto nelle mani di poche persone, di oligarchi legati al sistema di potere di Putin. Ma per tutto quello che Putin con la sua squadra di assassini sta facendo in Ucraina, lo aspetta l'aula dal Corte Penale Internazionale all'Aia. Secondo te, visto che Putin non mette in piedi l'Europa, ha gli amici in Cina e in Iran, come avevamo parlato prima, quando lo potremo vedere all'Aia? Io temo che l'unica possibilità per vederlo all'Aia sia che all'interno del regime qualcuno un giorno si accorga che Putin fa male anche ai suoi amici vicini, alle altre persone di potere, ai suoi oligarchi, e così via. C'è una possibilità, ma è difficile dire quanto sia concreta, che qualcuno a un certo punto gli dica: Vladimir Vladimirovich, tu non stai tanto bene, è meglio che tu vada in pensione. Un po' come fece Putin con Yeltsin a un certo punto, ma in quel caso Putin a Yeltsin garantì l'immunità dalle inchieste, dalle perquisizioni nei suoi uffici, nella sua casa, nelle case dei membri della sua famiglia, e quindi riuscì a prenderne il posto e non si è mai spostato da quel posto di massimo potere. Anche quando Putin fece una piccola concessione alla Costituzione, perché dopo due mandati presidenziali lasciò che facesse il presidente Medvedev, e lui rimase come primo ministro, in realtà continuava ad essere lui a decidere qualsiasi cosa. Quindi credo che veramente l'unica possibilità perché Putin vada all'Aia sia che qualcuno dall'interno dell'apparato di potere a un certo punto gli dica: guarda, quello che stai continuando a fare è negativo anche per noi, ritirati. E a quel punto, però, invece di dargli l'immunità, potrebbero dirgli: ti mettiamo su un aereo e ti mandiamo all'Aia. Ecco, questo sarebbe una cosa bellissima. Temo che per il momento, sia molto difficile che si realizzi, ma conservo una piccola speranza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice che ci vuole un tribunale speciale
Come va con questa iniziativa? Ci sono i successi, i passi avanti? Anche questa è una situazione difficile. Un tribunale speciale potrebbe, in teoria, occuparsi di un crimine di cui non si occupa, in questo caso, la Corte Penale Internazionale dell'Aia, cioè il crimine di aggressione. Sappiamo che il crimine di aggressione è, nelle possibilità della Corte Penale, di, essere giudicato, ma c'è un emendamento, allo statuto della Corte secondo cui un capo di Stato di uno Stato che non è parte, della Corte Penale non può essere, giudicato per questo crimine. Ora, siccome l'aggressione da parte del regime di Putin, quindi decisa da Putin personalmente all'Ucraina, è evidente, ed è alla base di tutto il resto, è alla base dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e del sospetto di crimine di genocidio, sarebbe molto importante che si potesse incriminare Putin anche per il crimine di aggressione. Ma questo, come dicevo, la Corte Penale Internazionale dell'AIA non lo può fare. Per questo una delle possibilità è istituire un tribunale speciale. Ora, istituire un tribunale speciale è una cosa che teoricamente potrebbe essere fatta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma di fatto questo non avverrà mai perché la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese hanno il diritto di veto al Consiglio di sicurezza, quindi è impossibile. Oppure potrebbe essere istituito da un numero elevato di stati, così come la stessa Corte Penale Internazionale non è istituita dalle Nazioni Unite, ma da una assemblea di stati che si riunì a Roma con il sostegno delle Nazioni Unite, ma non è dipendente dalle Nazioni Unite. Quindi si potrebbe creare in teoria un tribunale speciale. È chiaro che ci sono difficoltà su questo, ci sono idee diverse. Il Consiglio d'Europa potrebbe essere interessato a favorire l'istituzione di questo tribunale, intanto è importante almeno che se ne parli, soprattutto fra gli specialisti, fra gli studiosi e fra i responsabili degli stati democratici che possono proporre idee per arrivare a questo meccanismo. Il termine genocidio dopo la guerra russa in Ucraina sarà riguardato, rivisto, perché cosa abbiamo? Gli attacchi sui sistemi energetici, il grano, i bambini, la violenza, cioè è un genocidio vero, vero e proprio, ma ci sarà riscritto il termine in futuro? Come dicevo, bisognerebbe che la Corte Penale Internazionale lo stabilisse per quanto riguarda le responsabilità individuali. Finora non lo ha fatto, io non escludo che lo possa fare. Un'altra possibilità invece per attribuire l'esistenza di un genocidio, in questo caso al governo, insomma, un'entità statale russa, potrebbe pronunciarsi la Corte Internazionale di Giustizia, sempre all'AIA, che è un tribunale delle Nazioni Unite, ma che non fa processi penali, no? Quindi non giudica crimini come può fare una Corte penale, funziona quasi come una Corte di arbitrato. Però il suo giudizio può essere molto importante e lasciare una traccia nella storia, se non altro. Anche qui ci sono delle difficoltà, perché chiaramente la Corte Internazionale di Giustizia è composta da 15 giudici che rappresentano teoricamente se stessi, ma in realtà molto spesso gli stati che li hanno candidati ad essere eletti in quella funzione, per cui siede lì anche un giudice russo, siede un giudice cinese o un giudice di altri stati alleati della Federazione Russa attualmente.
Però, a mio parere, la Corte Internazionale di Giustizia potrebbe stabilire che lì sia in corso un genocidio. Una cosa che ha fatto è, per esempio, ormai nel marzo del 2022, dire che l'Ucraina non stava commettendo un genocidio nel Donbass. Perché questa era una delle pretese del regime di Putin per cercare di giustificare l'aggressione dell'Ucraina, era dire siamo intervenuti per difendere la popolazione del Donbass dal genocidio che stava attuando l'Ucraina. Ecco, un'altra paradossale falsificazione completa, no? Quindi trasformare la realtà nel suo contrario nella propaganda russa. E la Corte Internazionale di Giustizia disse no, non abbiamo alcun elemento per dire che l'Ucraina stesse commettendo un genocidio e chiediamo alla Federazione Russa di ritirare le sue truppe, cosa che evidentemente non è stata fatta. La propaganda russa veramente è una macchina prepotente che opera in ogni paese del mondo e sta creando ogni giorno un mare di fake. Ovviamente sono furbi e sono bravi. Secondo te, come operano oggi in Italia? Come influenzano? Come cercano di manipolare, con i fatti che ci sono stati o non ci sono stati, ma come operano? Bisognerebbe avere le prove di quello che molti di noi sospettano, cioè che dall'ambasciata russa e da altri canali, da parte di aziende commerciali legate a oligarchi russi, eccetera, ci sia un finanziamento diretto di giornalisti, politici, sociologi che fanno da amplificatore della propaganda del regime putiniano. Perché ormai, soprattutto noi della Federazione Italiana dei Diritti Umani e anche alcuni altri esperti, lo abbiamo più volte analizzato e denunciato, ci sono alcune falsificazioni complete della realtà che vengono ripetute continuamente da un certo numero di persone bene individuabili. È possibile che queste persone siano anche finanziate in qualche modo. Il fatto che alcuni mesi fa sia stato provato che dall'ambasciata della Federazione Russa a Roma fossero stati prelevati dai loro conti bancari alcuni milioni di euro in contanti dà un segnale da questo punto di vista, ma certamente ci vorrebbero delle prove. Ma gli indizi sono piuttosto significativi. Il fatto che vengano proprio ripetute esattamente le menzogne della propaganda del regime putiniano è una cosa, a mio parere, piuttosto chiara. È evidente, basta guardare soprattutto sui social media. Alcuni giornali, quindi media tradizionale, carta stampata, prendo per tutti il Fatto Quotidiano, questo nome possiamo dirlo perché è sotto gli occhi di tutti, non violo un segreto, spesso pubblicano articoli editoriali con grandi titoli che ripetono la propaganda putiniana. E poi ci sono i social media, da Twitter, ora X, a canali come Facebook e altri, dove non soltanto viene prima diffuso un comunicato, un messaggio, un testo, un articolo, ma poi questo viene ripetuto, rimbalzato, a volte in migliaia e migliaia di riproposizioni, in parte da persone vere, esistenti, con un nome e un cognome vero, in gran parte da profili falsi, con cognomi evidentemente assurdi o con nomi di fantasia, se non sono addirittura dei robot,
no? Quindi delle macchine amplificatrici che moltiplicano continuamente il messaggio. E si creano così dei gruppi. Voto ferma. Voto, agricoltura dei voti, voto ferma. Sì, esattamente, esattamente. E quindi questo è un sistema ormai piuttosto chiaro in cui la propaganda viene amplificata. Poi ci sono alcune cose da considerare, per esempio negli anni della pandemia di Covid-19 ci fu uno schieramento basato soprattutto su disinformazione e falsificazione della realtà del fenomeno dei cosiddetti no-vax, quindi coloro che erano assolutamente contro la vaccinazione e che definivano sempre i vaccini come dei sieri e amplificavano qualsiasi notizia. Quando su 10 milioni di vaccinati, per esempio, una persona aveva un gravissimo effetto collaterale, questi Novax potevano insorgere dicendo che saremmo morti tutti per causa dei vaccini e che c'erano delle menti diaboliche, tendenzialmente negli Stati Uniti o nell'Unione Europea e qualcuno negli altri governi che avevano programmato tutto questo. Ora, non è secondo me un caso, ma la quasi totalità dei Novax così rozzi che avevano quelle affermazioni si è trasformata in no Ucraina, no Zelensky, sì Putin, no? No NATO, no Unione Europea, eccetera, con una serie di messaggi che automaticamente vengono ripresi. Se noi guardiamo il profilo su X, Twitter o su Facebook o su altri social media di persone che ripetono la propaganda putiniana e andiamo indietro nel profilo di queste persone, praticamente sempre si tratta di Novax agguerritissimi. Per cui troveremo lì moltissime menzogne. Ora, la mia impressione è che qualcuno abbia spinto sul fenomeno Novax per creare una enorme bolla di persone pronte a non ragionare, non analizzare i dati di fatto, ma ripetere messaggio propagandistico che arrivasse. Questa è una mia impressione molto netta. Un'altra cosa che dobbiamo chiarire, perché la propaganda, visto che opera in maniera molto delicata ma anche aggressiva, è il discorso di Zelensky, perché l'Ucraina ha sospeso la tutela del diritto di proprietà e di libere elezioni previste dalle convenzioni del Consiglio d'Europa. Cosa significa in pratica questo? Perché qua, per esempio, nei commenti, amici o amanti di Putin spesso mi scrivono che Zelensky non è legittimo, deve fare le elezioni, ma siamo in guerra. Possiamo chiarire queste cose e far spiegare che cosa sta succedendo in realtà? Sì, beh, certamente il paragone fra Zelensky e la sua legittimità e Putin, che invece fa le elezioni, ma le fa assolutamente false, senza nessuna possibilità per altri di essere eletti, anche questo è un paragone paradossale. Io ero in Ucraina nel 2014 e poi ancora nel 2019. Nel periodo in cui c'era la campagna elettorale di Zelensky per la presidenza, tra l'altro era una campagna elettorale basata soprattutto sulla lotta alla corruzione, non era una campagna antirussa, no, era una campagna soprattutto basata sulla lotta anticorruzione. E poi quando c'è stato l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, quindi 24 febbraio 2022, già qualche giorno prima, soprattutto dagli Stati Uniti, era stato proposto a Zelensky di fuggire all'estero, di riparare all'estero. Zelensky ha rifiutato, è rimasto sul posto anche quando bombe e missili arrivavano su Kiev. No?
E questo credo che sia estremamente importante, cioè se Zelensky fosse una persona che vuole rimanere come Putin, attaccato alla poltrona, con elezioni false o non facesse elezioni per questo, non si sarebbe comportato così in questi anni. C'è una guerra, non è certamente una guerra voluta da Zelensky. E quindi è piuttosto chiaro che ci siano purtroppo delle limitazioni alle possibilità elettorali, anche nel caso della presidenza. Una cosa molto delicata, ma l'Ucraina all'estero, che c'è la comunità ucraina che da anni vive in Europa, in Italia, ci sono quelli che sono fuggiti dalla guerra, ma la voce della comunità ucraina in Italia si sente? Si sente, vorrei che si sentisse di più. È chiaro che alcune centinaia di migliaia, forse 300.000 ucraini, in gran parte donne, vivevano in Italia prima del febbraio 2022, per lavoro e non avevano interessi, politici normalmente, non avevano una particolare attenzione alle cose della politica, quindi non necessariamente erano pronte a impegnarsi politicamente o in un'attività di denuncia, di informazione, di comunicazione. Fra coloro che sono venuti invece in questa nuova diaspora dopo il 24 febbraio 2022, ci sono più persone che hanno invece un'idea chiara della necessità di fare qualcosa contro l'invasione, contro l'aggressione, contro i crimini compiuti dagli aggressori russi. E non tutti ne hanno la capacità, questo è normale, per cui da un lato mi piacerebbe che la comunità ucraina riuscisse a far sentire maggiormente la propria voce, dall'altra dico però ci sono alcune personalità ucraine che fanno davvero tanto. Cercano di essere presenti, organizzano dibattiti, manifestazioni. Io ho partecipato a molte delle loro manifestazioni. È sempre importante quando vengono invitate in trasmissioni televisive, radiofoniche, eccetera. E questo accade poco, ma accade poco perché purtroppo alcune trasmissioni televisive, soprattutto, sono gestite in modo tale da fare parlare gli amici di Putin, forse perché dicono cose così assurde che attirano di più l'attenzione del pubblico. A volte le fantasie e le falsità forse sono più attraenti della realtà. La realtà è molto semplice. In questo caso, come si dice, c'è un aggressore, c'è un aggredito, no? E si dovrebbe partire da questo, però è poco affascinante la realtà. Se invece si presenta, per esempio, in un dibattito televisivo, la situazione dicendo non vi hanno detto che è stata la NATO a provocare tutto, no? Non vi hanno detto che la Russia era accerchiata. Quindi basterebbe guardare una carta geografica per capire che non si può accerchiare la Russia. E così via. Ecco, queste cose assurde forse sono più interessanti per un pubblico generale, ma noi dobbiamo invece fare in modo che passi l'informazione sulla realtà, sui dati di realtà. Dopo l'invasione russa all'Ucraina, come vede il futuro dell'Europa, visto che Putin cerca di andare avanti secondo i diritti umani e la sicurezza internazionale? Il futuro dell'Europa è minacciato da molte correnti negative. Una di queste è il putinismo in tutte le sue espressioni di guerra, di disinformazione, di propaganda, di corruzione, di tentativo di fare crollare il sistema del diritto e delle relazioni internazionali. Contemporaneamente c'è a mio parere, l'incapacità generalizzata di controllare i flussi migratori. E gran parte di questi flussi migratori
a mio parere, sono spinti da Putin da una parte e da altri regimi alleati di Putin, per esempio nell'Africa subsahariana. Questo, a mio parere, determina da parte di una percentuale piuttosto alta dell'opinione pubblica dei paesi dell'Unione Europea una avversione contro i migranti che porta a votare per partiti politici che si pretendono patriottici o nazionalistici, che però sono tutti in favore di Putin. Allora, di solito i partiti che fanno la voce più grossa contro i migranti, e le migrazioni sono un fenomeno serio, questo lo dico con molta chiarezza, ma di solito quei partiti politici sono molto vicini alle idee di Putin. E questo è un altro fattore che pesa sul futuro dell'Unione Europea. Così come la situazione nel sud del mare che intorno all'Italia, nel sud del Mediterraneo, quindi Israele e Gaza, è estremamente problematica. Anche qui vediamo una propaganda molto forte in Europa, anche negli Stati Uniti, per esempio, pro Hamas, cioè non semplicemente per i diritti dei palestinesi, che sarebbe comprensibile, ma è una propaganda di fatto pro Hamas. E Hamas è un'altra di quelle entità terribili vicine a Putin. Cioè, i dirigenti di Hamas sono stati ricevuti a Mosca ad altissimo livello, sono finanziati dall'Iran, che è un regime alleato di quello di Putin. Ecco, tutti questi sono elementi che minacciano il futuro dell'Europa. Gli elementi positivi invece per fortuna ci sono. Intanto siamo sempre un'unione di stati democratici, anche se qualcuno, l'Ungheria soprattutto, in questa fase non dovrebbe, a mio parere, essere dentro l'Unione Europea per molti aspetti. Orban è diventato un portavoce di Putin. Ma a parte questo, l'Unione Europea è ancora un'area di democrazia, di Stato di diritto, di rispetto dei diritti della persona. È tuttora una delle maggiori economie del mondo nel suo insieme, ha ancora una capacità militare importante, soprattutto se insieme con la NATO. Il fatto che due stati membri dell'Unione Europea, che erano militarmente neutrali formalmente fino a pochi mesi fa, ora facciano parte della NATO, rafforza la prospettiva euroatlantica. Parlo della Finlandia e della Svezia. Quindi una situazione che ha molteplici elementi da tenere in considerazione, ma nell'insieme credo siano più gli elementi positivi per il futuro dell'Unione Europea che quelli negativi. E dobbiamo fare in modo che possa nell'Unione Europea entrare a più presto l'Ucraina. È una prospettiva che richiede tempo, chiaramente non può entrare un paese in guerra nell'Unione Europea. L'Ucraina avrà bisogno di essere ricostruita. L'integrazione con l'Unione Europea faciliterà la ricostruzione materiale e soprattutto rafforzerà l'edificazione di una società libera e democratica. L'Ucraina già alla fronte ha mostrato la sua voglia di essere libera e democratica e fare parte di quella grande famiglia delle comunità europee. Allora ti ringrazio tanto per il tuo lavoro e per questa intervista. Grazie di aver dedicatomi il tuo tempo prezioso. Grazie a te.